Questo programma è offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici, WeWork, www.weworkpoint.it. Buonasera e ben ritrovati, seconda puntata del Ruggito Neroverde, la trasmissione che vi parla del Bitonto, la trasmissione che è il Neroverde non solo nel titolo ma anche nel contenuto dal primo all'ultimo secondo di messa in onda. Ringraziamo come sempre WeWork che ci ospita e ringraziamo la parte tecnica Danilo e Filippo Mingirulli. Seconda puntata dunque, si riparte da quanto accaduto domenica sul sintetico del polisportivo Nicola Rossiello con la sconfitta del Bitonto per 1-0 contro il Fasano, il gol nel finale dell'ex Vittorio Triarico, e ci si proietterà, cercheremo di proiettarci in questa seconda puntata verso la partita di domenica prossima al Cosimo Puttilli di Barletta, uno stadio che personalmente mi sta nel cuore visto che proprio lì, proprio al seguito del Barletta, ho cominciato ormai diversi anni fa la mia esperienza di telecronista. E ci avvicineremo a questa partita con due graditissimi ospiti. Parto dall'ospite che è qui al mio fianco, Emanuele Tedesco. Ciao Emanuele, ben trovato. Grazie mille dell'invito. E in collegamento dalla redazione del Da Bitonto, il direttore del Da Bitonto, Mario Sicolo. Ciao Mario, ben ritrovato. Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, un caro saluto a tutti gli amici neroverdi che ci seguono da ogni angolo dell'orbe terracqueo, multimediale non solo. Bene, cominciamo a entrare nel vivo della nostra puntata rivedendo gli highlights della partita purtroppo persa dal Bitonto contro il Fasano domenica scorsa. Via al servizio. Amaro scivolone in casa del Bitonto contro un Fasano rabbioso ma non irresistibile. Mister Valeriano Loseto, ancora stoppato dal giudice sportivo, sceglie lo scafato Tarolli fra i pali. La Maginot arretrata formata da Gianfreda, Tangore e Lobianizze, Navas e Clemente a giostrare nel mezzo, Fioretti e Marchitelli cursori esterni. Davanti Mariano e Tedesco a pungere. Il collega Tiozzo si affida a Lazar in porta, Pambianchi torre difensiva, l'infaticabile Battista accanto al geometrico Gansi nel mezzo. In attacco sempre Minaci, Renelius e Idoiaga. Minuto 7, Marchitelli da sinistra, Voledi Lobianizze fuori d'un soffio. Poco dopo, azione in carta carbone ma a parti invertite. La battuta al volo ravvicinata è di Pambianchi, il riflesso prodigioso di Tarolli. Al quarto d'ora incornata del Giorgiano, alta. Alla mezza Idoiaga salta Fiorelli, entra in area e calcia. Ancora guizzo miracoloso dell'esterno bitontino. 39esimo, rovesciata di Gianfreda per Clemente che di spalla consegna la sfera ai guantoni di Lazar. Allo scadere, destro dal limite di Tedesco, schermato dalla difesa biancazzurra. Nella ripresa si accende il match. Corner farsesco Brindisino al 12esimo, contropiede vertiginoso dei Leoncelli, Mariano vede Tedesco, diagonale fuori. 60 secondi, altro sinistro radente di Mariano, distante dal bersaglio grosso. Al quarto d'ora, dai 20 metri, altra conclusione del fantasista, blocca Lazar. Al 20esimo Tedesco si batte gladiatori e sciabola da lontano, para il goalkeeper fasanese. Renelius ci prova di collo da fuori, si disimpegna bene Tarolli. Ancora la punta francese spara dal limite, vagonata di brividi per i padroni di casa e nulla più. Battista slalomeggia fra maglie neroverdi e stocca, la calma olimpica di Tarolli governa il cuoio. Il match si spacca a 6 dal termine. Da un lato, altro controgioco spettacolare. Fioretti per Tedesco che la schiaccia di testa, fuori d'un non nulla. Dall'altro, Battista da destra, flipper in aria, destro masticato di Triarico ed è gol decisivo. A 120 secondi dal triplice fischio di Greco da Ascoli Piceno, a campo Rascodella in mezzo, svetta Clemente che si divora il pareggio, che sarebbe stato più che meritato. Finisce così, con la vittoria quasi insperata dei colombacci e i Leoncelli che rientrano negli spogliatoi mesti, col crine basso e le polveri madide. Bene, il servizio era a cura proprio del nostro Mario Sicolo, che interpellerò a breve. Intanto però, Emanuele, se è vero che a volte, come si dice, il diavolo si nasconde nei dettagli, beh, la partita di domenica è stata didascalica da questo punto di vista, perché avete avuto delle occasioni importanti, tu in prima persona, e non le avete concretizzate, e poi quella palla sporca
a 6 minuti dalla fine, che vi ha di fatto condannati al termine comunque di una partita ben interpretata. Sì, sì, sicuramente abbiamo fatto tante belle cose domenica, stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, però il calcio è così, se non fai gol poi capita una mezza palla al Fasano e ti fanno l'1-0 e torni a casa con un pugno di mosche. Quindi sì, c'è il rammarico perché abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, sono arrabbiatissimo con me stesso perché 2 minuti prima avessi centrato il bersaglio staremmo parlando di un'altra partita, di un altro risultato e magari sarei venuto magari con il sorriso oggi qui, ma il calcio è così, lo conosco bene, ne ho perse tante così partite, però è una partita che dobbiamo archiviare. Cioè, io già da ieri sera ho archiviato tutto, devo lavorare sui miei errori e sicuramente dobbiamo entrare in campo domenica prossima con il massimo spirito di sacrificio in una piazza in questo momento calda e dobbiamo giocarci le nostre carte come stiamo facendo. Ti chiedo due cose dalle quali ripartire alla luce della prestazione contro il Fasano e un'altra cosa, perché un jolly ce lo siamo già giocati adesso, un'altra cosa che invece cancelleresti della partita persa al Nicola Rossiello. Io ti dico la verità, non cancellerei niente perché ogni cosa fa esperienza e ti insegna, no? Quindi penso che dobbiamo ripartire dal fatto che ci abbiamo creduto tutta la partita, abbiamo attaccato tutta la partita, abbiamo creato. E la cosa che allora dobbiamo togliere una cosa è questa poca cinicità. Allora togliamo questa, speriamo che mi rimbalzi o ci rimbalzi sullo stinco, sul ginocchio e facciamo gol da domenica. Mario Sicolo, mi rifaccio anche alla nostra esperienza nelle stagioni passate in telecronaca insieme. Certo, la dura legge del gol avrebbero cantato gli 883, ma anche la dura legge dell'ex, perché abbiamo commentato partite con Vittorio Triarico in campo con la maglia del Bitonto e proprio Vittorio Triarico ha capitalizzato quel pallone vagante in area di rigore a 6 minuti dalla fine. Tu che lettura dai della partita di domenica scorsa? Beh, Vincenzo, innanzitutto credo che da buon ragazzo intelligente, prima ancora che da calciatore di gran vaglia, quale Emanuele Tedesco, credo che nella sua spiegazione, nella sua illustrazione del match, ci abbia fornito un paio di dettagli su cui riflettere. Però innanzitutto piacerebbe chiedergli, per esempio, se per caso si senta un po' in solitudine in attacco, dal momento che, per esempio, da quando Figliolia è ai box per problemi fisici, anche se domenica poi è rientrato, però effettivamente Emanuele ci sembra uno che canta e porta la croce quasi da solo in avanti, nonostante di volta in volta abbia avuto un partner come Samuele Di Michele, ma come Domenica Mariano, però oggettivamente ci sembra un po' solitario nelle sfide che lui lancia agli avversari, che solitamente in questa categoria sono davvero spietati. Poi ancora vado avanti, per esempio, io sono d'accordo con Emanuele quando dice che oggettivamente non c'è nulla da buttare, perché magari qualche di negativo c'è stato, può servire sempre da insegnamento per il futuro, però oggettivamente mi dico e mi chiedo, la squadra ha fatto molto meglio, per esempio, nel secondo tempo, quando sono stati innescati di più gli esterni e quindi i cursori hanno cominciato a servire maggiormente gli attaccanti. L'occasione di cui egli stesso parlava, che ci è sembrata quasi la copia in carta carbone del gol all'Angri, no? Del gol appunto cross di Fioretti, colpo di testa, in quel caso fu una volée di piede di Tedesco. Quindi magari nel secondo tempo, una volta che sono stati chiamati più in causa gli esterni, probabilmente sono arrivati più palloni giocabili per gli attaccanti. Detto questo, poi aggiungo e chiudo anche il verbo crescere. Giustamente diceva stiamo crescendo, e beh, perché oggettivamente alcuni juniores ci sembrano quantomeno un po' spaesati a livello di cimento, no? Nel momento in cui devono affrontare un impegno così gravoso e importante, quale appunto partecipare a un campionato di Serie D, perché se è vero come è vero che magari uno fa bene nel campionato di categoria come under, però magari proiettato sul palcoscenico della quarta categoria, del quarto campionato, che noi sappiamo essere infuocato ed insidioso come pochi, diventa tutto diverso, tutto più difficile. Probabilmente su questo dovrà lavorare Valeriano Losetto, proprio nel far crescere i piccoli, facendo sì che poi, diciamo, i veterani facciano da chioccia.
Vuoi replicare, diciamo, alle osservazioni di Mario? Sì, rispondo alla prima. Io sto giocando in questo momento, io sono lì davanti, mi prendo le responsabilità di fare il mio mestiere, però chiunque ha giocato ad oggi al mio fianco penso che si sia sacrificato al massimo. De Michele con le sue caratteristiche ha cercato di dare il meglio, però abbiamo trovato comunque una difesa, non gli ultimi arrivati, c'erano comunque Rizzo, Silletti. Lo stesso Moscelli per me mi ha dato una mano. Sicuramente, come hai detto te, è un campionato difficile. È un campionato difficile, sicuramente con Figliolia abbiamo più fisicità, però io penso che lo stesso Mariano domenica ha fatto una grandissima partita, ha fatto un grandissimo lavoro, sacrificato tutti i palloni, ha creato. Quindi chiunque giochi dei sei attaccanti che siamo, penso che darà sempre il massimo. Io non sto mai da solo, c'ho sempre i miei compagni che mi danno una mano e io sono sempre pronto a dare una mano a loro. Poi per quanto riguarda la giusta osservazione del fatto dei cross, no? Sì, il secondo tempo siamo andati più sugli esterni. Beh, comunque abbiamo dimostrato che sono stati due gol, però abbiamo fatto due gol su dei cross. È un modo di giocare che il mister ci tutta la settimana chiede ai ragazzi di mettere i cross in mezzo, di fare quel tipo di gioco lì, ovviamente fraseggiando tra di noi, sicuramente, perché il mister ci chiede di giocare, però una volta arrivati lì, però ti dico, poi il fatto degli under, partita dopo partita stanno iniziando a vedere cosa significa girone H. Quindi non c'è tempo, sì, sicuramente per adattarsi, per abituarsi, non c'è tempo. Però penso che già stanno capendo in che girone si trovano, in che categoria, e devono capire che è una fortuna giocare a Bitonto in questo girone, perché gli può dare un grande trampolino di lancio. Però sono dei ragazzi, mi è capitato poche volte di vedere dei ragazzi che con la massima umiltà non dicono una parola, si mettono lì a lavorare e ascoltano. Ci sono passate 4 partite, io sono sicuro che i ragazzi daranno il meglio di loro a Barletta. Sono molto fiducioso in loro, credo in loro e li sono sempre vicino per qualsiasi cosa. Ecco, hai parlato del girone H, dell'importanza di avere chiaro in che categoria ci si trova, in che girone ci si trova. Tu, nonostante i tuoi 25 anni, conosci questa categoria, conosci soprattutto diciamo le peculiarità di alcune realtà che compongono il girone H di quest'anno. Ti chiedo, sia pur da avversario, c'è qualche squadra che ti ha sorpreso positivamente, qualche squadra invece che secondo te poteva fare di più dato il blasone piuttosto che le aspettative inizio stagione? Ti dico subito, la squadra che mi ha impressionato di più e che mi piace molto e lo sta dimostrando è l'Andria, sicuramente. Però c'è l'Altamura, che è formata da un grande organico, un ottimo allenatore, penso che darà filo da torcere all'Andria. Se ti dico negativamente, no, perché conosco il girone, pure l'anno scorso il Barletta ha iniziato che magari perse da noi 2-0 già, però poi si è ripreso e dopo 4-5 partite stava al primo posto. In questo girone non ti puoi mai aspettare niente, non puoi mai fare previsioni, perché da domenica in domenica cambia tutto. Quindi ti dico, il Nardò, il Barletta stesso, hanno iniziato un po' così, ma sono squadre che usciranno alla grandissima, secondo me. L'Angri stesso, secondo me, è un'ottima squadra. Quindi settimana in settimana si costruirà piano piano la classifica, però è tutto un'incognita ogni domenica in questo girone. Allora chiedo alla regia di mostrarci subito la classifica, perché così lancio anche un assist a Mario Sicolo per fotografare quella che è la situazione di classifica in questo momento. Comanda la coppia Andria-Altamura, 10 punti, 9 punti per il Martina, 8 per la coppia Paganese-Fasano, seguono a 7 punti Gelbison e Rotonda, 5 punti per Matera e Gallipoli, 4 punti invece per il Bitonto, il Nardò, il Gravina e il Barletta, 3 punti per Casarano e Angri, 2 punti per Santa Maria Cilento e Palmese, chiude a un punto il Manfredonia. Mario, che campionato si sta delineando alla luce della classifica che abbiamo visto e alla luce anche di alcune partite che abbiamo visto in queste settimane? Spesso hanno avuto anche degli esiti piuttosto sorprendenti, no?
La classifica, grosso modo, si diceva, no, di squadre che hanno un certo valore, che prima o poi potranno anche risalire, non lo metto in dubbio. Per esempio, ripeto, squadre come il Nardò, ma anche se vogliamo anche il Barletta stesso, contro il quale noi giocheremo domenica scorsa. Però oggettivamente, se noi vediamo lassù in testa alla classifica, abbiamo già Andria, Altamura, e ad un respiro dietro c'è il Martina, che comunque penso che a lungo, almeno fino al giro di boa, credo che resteranno, no, in testa, o comunque nei quartieri alti, nei quartieri nobili del campionato, perché oggettivamente già hanno avuto la possibilità di, come dire, trasferire, no, di tramutare in campo quelle che è le loro potenzialità, le potenzialità, appunto, quelle che sono le potenzialità della loro rosa. E quindi, e poi in fondo alla classifica, atteso il fatto che forse nelle parti meno nobili, no, nei bassi fondi della classifica, ci sono distacchi un po' meno netti, e abbiamo però in fondo il Manfredonia, che nel bene o nel male già si sapeva che, insomma, non dico che sarebbe stata la squadra materassa, ma poco ci mancava. E quindi, grosso modo, è vero, siamo soltanto all'inizio del campionato, ma si stanno delineando un po' le forze in campo. Ci sarà qualche aggiustatina qui e là, in virtù appunto di risultati che verranno maturati nel tempo, ma grosso modo questi sono i valori. Credo che, in quanto nero-verdi, no, e noi dalla parte ovviamente del leone bitontino, bisognerà fare i conti soprattutto con chi magari adesso dietro di noi sta arrancando. Bisognerà fare su di loro la classifica, cercando appunto di mettere più punti tra noi e questi che potrebbero essere i rivali per la prospettiva di promozione che il Bitonto si è data. Emanuele, tu hai militato proprio nelle due squadre che stanno guidando il campionato, l'Andria e l'Altamura. Sono state tra l'altro due esperienze consecutive, nel senso che hai vestito prima una maglia e poi l'altra. Che esperienze sono state e quanto sei sorpreso o quanto non sei sorpreso, avendo conosciuto quelle realtà molto da vicino, che in questo momento sia quella la coppia di testa? Ah, sicuramente non sono sorpreso, sono due piazze importantissime di cui porto ricordi belli, però anche ricordi non bellissimi. Ad Andria avevamo un'ottima squadra, ho giocato quando c'è stato il Covid, cioè si è fermato il campionato per il Covid. Noi avevamo uno squadrone veramente e ci siamo salvati per un punto quell'anno lì. Altamura non ho fatto benissimo, quindi mi porto dei rimpianti, tra virgolette, a livello realizzativo, però sono fiero di aver fatto parte di due piazze così importanti. Ecco. Beh, sono anche due piazze molto calde dal punto di vista della passione. Io, avendo avuto anche esperienza ad Andria come telecronista negli anni della Serie C, posso dire che anche nei momenti più difficili, quando la squadra magari non navigava esattamente in una situazione florida di classifica nelle ultime stagioni, ma non è mai mancato il supporto del pubblico allo stadio degli Ulivi. Andria, il degli Ulivi, quando si riempiva all'inizio era qualcosa di stupendo, veramente ti facevano sentire un giocatore vero. Quella è una piazza che vive di calcio dalla mattina alla sera, e infatti poi si vede, poi quando si crea entusiasmo e vai a giocare lì è dura, molto molto dura, ma la stessa Altamura vivono di calcio anche lì, però Andria secondo me ha qualcosa in più a livello proprio di piazza, di tifo, è sempre il dodicesimo uomo in campo, come sempre dico, il tifo di Andria. Guardiamo invece all'oggi, alla situazione attuale. È rimasto in panchina Valeriano Loseto, un allenatore che conosciamo, diciamo, sappiamo benissimo qual è l'entusiasmo che sa, tra la passione che trasuda e che sa trasmettere in chi lavora al suo fianco. Se vogliamo, è stato un po' il primo punto fermo in questa stagione, dopo, insomma, settimane non facilissime in estate per le note vicende, però diciamo la sua permanenza è stata, se vogliamo, il primo tassello del Bitonto che è ripartito in questa stagione. Per voi quanto è stato importante vedere che la prima pietra, diciamo, della cattedrale, chiamiamola così, senza far torto alla nostra cattedrale, è stata proprio la permanenza di un tecnico come Valeriano Loseto, un tecnico anche maniacale nel suo lavoro, maniacale naturalmente in senso buono. No, sicuramente non è un caso che il mister fa parte un altro anno del Bitonto, lo conoscono bene la piazza, il presidente, il direttore, sanno, il mister è il nostro scheletro, diciamo, no? Il nostro punto
è importante e lo sta dimostrando, perché lui a livello sia calcistico ma soprattutto umano ci dà una grossa mano e lo sanno tutti. Ecco perché fa parte del Bitonto, ti ripeto, è una persona a cui seguiamo volentieri e con il massimo impegno, perché ci trasmette dei valori umani e calcistici e sono veramente onorato di giocare per lui, ecco, per il Bitonto e per battagliare insieme a lui. Mario, quanto ha appena detto Emanuele ricalca un po' quello che dicevamo qui con Antonello Orlino giusto una settimana fa, ossia che Valeriano Lo Seto è un po' la dinamo di questo Bitonto, proprio per questa passione che sa trasmettere anche in chi, come il nostro Emanuele, lavora al suo fianco. Ecco, si parlava di un Bitonto che in qualche modo deve un po' risalire la china, benché i punti di distacco dalla vetta siano 6, benché comunque sia ci sia ancora tutto un campionato davanti. Quanto l'entusiasmo di Valeriano Lo Seto da questo punto di vista può essere un valore aggiunto secondo te? Beh, diciamo che il mister lo conosciamo molto bene, Valeriano Lo Seto davvero che incarna lo spirito del leone nero-verde, noi questo lo sappiamo, d'altronde è la terza esperienza sulla panchina nostra e quindi sappiamo che ha quei valori, ha quegli ideali, oserei dire. Teniamo conto che Valeriano è figlio di un monumento, no, del calcio, e quindi del calcio barese e non solo, e quindi ha dentro di sé qualcosa di forte, di antico ma anche di moderno, perché è in grado di trasfondere nei suoi ragazzi questo spirito di battaglia, questo, diciamo, questa vis pugnandi che i ragazzi devono tradurre immediatamente sul campo. E Valeriano, tra l'altro, è importante, perché giustamente tu ricordavi l'intervista che facciamo ad Antonello domenica scorsa, e la puntata scorsa, chiedo scusa. E oggettivamente, ripeto, a giugno, quando le acque erano tempestose, io avevo la possibilità di interloquire parimenti con Antonello, che è il presidente, con Leonardo, che era il direttore sportivo, e con l'allenatore, col mister, cioè con Valeriano Lo Seto, che assolutamente non ha abbandonato la tolda, anche se magari erano venti di procella quelli che si abbattevano sull'albero maestro e dintorni. Quindi è importante che sia rimasto come punto di riferimento. Ora, non solo come punto di riferimento, ma anche come maestro, sappiamo per esempio che impone delle regole ferree all'interno dello spogliatoio. E questo, ecco perché dicevo, ha dentro di sé qualcosa di antico e di moderno al contempo, Valeriano. E non solo, egli ponendosi appunto come paradigma supremo per i suoi ragazzi, fa sì che tutti quanti poi, dopo qualche seduta di allenamento, già la pensino esattamente come il loro condottiero. E tra l'altro questo è fondamentale per poter battersi per la giusta causa, esattamente come diceva Emanuele, che è la causa condivisa da tutto l'ambiente, da tutto il gruppo. E sarà fondamentale, quindi anche se magari qualche scelta tecnica e tattica magari potrebbe essere ultimamente fatta appunto ultimamente, potrebbe essere anche oggetto di critica, come è normale che sia, tipo per esempio l'assenza di Acampora domenica dal primo minuto, poi ci fu spiegato dal vice Bitetto che si era allenato non in maniera compiuta durante la settimana e quindi forse non era il caso di rischiarlo anche in prospettiva sfida del Puttilli, e quindi una volta dataci la spiegazione un po' si comprende come effettivamente il facitore di gioco sostanzialmente insieme a Navas, che per lui fa legna in mezzo al campo, perché non ci fosse, beh, viene spiegato ed è giusto. Quindi magari qualche scelta anche soprattutto nella gestione degli under o il portiere over, che adesso è diventato una necessità dato l'infortunio di Diamé. Quindi magari le scelte tecniche e tattiche, che ripeto, solo un mister può sapere alla perfezione, dal momento che egli ha il polso dello spogliatoio e anche il polso atletico dei suoi ragazzi. Però per il resto Valeriano resta un monumento indiscutibile a cui tutti quanti dobbiamo guardare con fiducia. Ebbene, iniziamo a proiettarci verso la partita dello stadio Cosimo Puttilli in programma domenica e vediamo proprio la partita che ha visto protagonista il Barletta domenica scorsa con il Nardò. Vediamo il servizio.
Sconfitta pesante sul campo, bocche cucite a fine gara, pomeriggio totalmente da dimenticare per il Barletta al Comunale Via del Mare di Matino. Primo pomeriggio di gloria nella nuova stagione invece per il Nardò. 3 gol e 3 punti per gli uomini di Nicola Ragno che agganciano i biancorossi a quota 4 in classifica e cominciano ad intravedere finalmente la luce dopo un avvio di stagione inferiore alle aspettative. Padroni di casa con Dammacco e Danna in avanti, la coppia che ha vinto il girone H di Serie D nella passata stagione con il Brindisi viene preferita dal primo minuto ad Ambros. E 3-5-2 anche per il Barletta, c'è Russo al fianco di Marilungo all'esordio da titolare dopo lo spezzone giocato contro il Gallipoli. Parte con l'accelerazione premuto il Nardò pericoloso in apertura con Dammacco. Il parziale cambia dopo 5 minuti e Danna a battere così Sapri e a portare in vantaggio i padroni di casa. 1-0, primo centro stagionale per lui. Non si accontentano gli uomini di Nicola Ragno. Dammacco verifica i riflessi di Sapri che questa volta risponde presente. La traversa invece nega la gioia del raddoppio poco dopo a Capitan Lanzolla. Tutto questo in 8 minuti. All'11esimo, altro episodio clou della partita. Fallo giudicato da ultimo uomo di inguscio e cartellino rosso per il 2003 che aveva cominciato la stagione proprio a Nardò. Barletta sotto di un gol e con un uomo in meno. Sulla successiva punizione, Guadalupi scheggia la traversa. Partenza a tutto gas dei neretini, gli ospiti si riorganizzano. Restano a 3 in difesa, Santerusso va a fare l'esterno, Padovano va in appoggio a Marilungo. La nuova spallata alla partita però la dà prima della mezz'ora ancora il Nardò. Schelotto va in affanno, Ceccarini, 2005 molto promettente, trova la soluzione vincente che vale il raddoppio. 2-0 a Matino per i salentini. Finale di tempo, punizione di Marsili, testa di Marilungo per il Barletta, nulla di fatto. Dalla parte opposta Dammacco con il destro calcia sul fondo, duplice fischio, intervallo, ripresa che si apre con Danna che impegna così Sapri. Prova a reagire il Barletta, Russo calcia da buona posizione, il Nardò si salva. Parte la girandola dei cambi, Di Maio in panchina al posto dello squalificato Ginestra, inserisce nel Barletta Ngommi in attacco e Bramati a centrocampo. Quest'ultimo ad una decina di minuti dal termine pizzica la parte alta della traversa su calcio piazzato. Dalla parte opposta un altro neoentrato, Gentile, non c'entra il bersaglio, va a segno Schelotto ma è tutto inutile, il gioco era stato interrotto in precedenza per fuorigioco. Nel finale poi cambia ancora il parziale, fallo del Russo del Barletta ai danni del Russo del Nardò e calcio di rigore. Dal dischetto il neoentrato D'Ambros non perdona e completa il tris e il gol del definitivo 3-0 e la rete che restituisce il sorriso ai neretini dopo un avvio di campionato in affanno. E notte fonda invece al Barletta, chiamato ad archiviare totalmente il pomeriggio del Via del Mare di Matino. Domenica arriva il Bitonto al Puttilli, Nardò invece atteso da 2 derby del Salento di fila, il primo al Capozza contro il Casarano, il secondo in casa col Gallipoli. Mario, abbiamo visto un Barletta che sicuramente non vive un momento positivo, è a pari punti con il Bitonto, 4 a testa, però insomma un Barletta di cui non fidarsi, anche perché è una squadra, come si direbbe in gergo, molto sgamata. Assolutamente sì, beh, sappiamo il Barletta ha dentro di sé, porta con sé tutta una serie di tradizioni, no, calcistiche. Prima Emanuele ricordava la sua parentesi andriese, quanto i ragazzi di quella città federiciana fossero legati ai colori biancazzurri. E beh, onestamente anche i biancorossi, quando ci abbiamo giocato in Coppa Italia, era splendido vedere una fiumana di tifosi, nonostante fosse soltanto un primo turno di Coppa Italia, si recassero al Puttini per sostenere la loro squadra. È una squadra che è stata costruita, no? Visti anche gli acquisti che sono stati fatti, altisonanti, e sono acquisti che, se da un lato rappresentano probabilmente veterani del pallone tendenti più a svernare piuttosto che a dare il loro contributo, però sono acquisti ovviamente che servono per richiamare l'attenzione dei tifosi, ancora di più chiedere vicinanze e quindi fare abbonamenti, soprattutto sottoscrivere tanti abbonamenti, così come in realtà è successo in quel di Barletta. Però dall'altro magari bisognerebbe anche dare un'anima alla squadra, un gioco, una identità tecnico-tattica ben precisa. E tra l'altro il mister, che comunque
sta inanellando risultati negativi. Comunque un mister scafato anch'egli, che ha comunque una sua ben precisa personalità, e prima o poi credo che insomma tornerà a dir la sua. Il Barbato, rapidamente, veramente una parentesi su appunto i giocatori che vengono da passati gloriosi e poi magari si ritrovano a calpestare l'erba dei campi più polverosi delle categorie inferiori rispetto appunto alla Serie A. Abbiamo parlato di Marilungo, si sentiva parlare insomma nel servizio di Marilungo, sappiamo che c'è anche Schelotto nel Barletta, che tra l'altro è stato quello che correva di più in Coppa Italia, quindi c'è modo e modo di interpretare il proprio passato glorioso, no? Il proprio cursus honorum. Ci sono quelli che continuano a lavorare da professionisti, come è capitato a loro, come capitò anche a Bitonto con Antonio Dell'Oglio, no? Che era, o Vittorione Insanguine, che erano davvero giocatori che avevano appunto fatto parte del Gotha, del Cuoio, che davano veramente l'anima in campo. Così come però ci sono anche esempi di persone che entrano in campo per onor di firma, quando ci entrano, io ricordo insomma, vabbè, tanti giocatori. Quindi questo volevo dire, è importante, certo non sarà facile, però sarà fondamentale cercare di tornare indenni dal Puttilli, perché potrebbe significare tanto per noi. Certamente non sarà facile, perché poi oltre a valore oggettivo della rosa biancorossa, oltre al supporto dei tifosi che sono calorosi e appassionati come sempre, ci sarà anche tanta voglia di rivalsa e non sarà facile tenere testa. Però se i Leoni sapranno ruggire, bisognerà necessariamente tornare illesi dalla trasferta barlettana. Emanuele, avete affrontato, lo ricordava Mario, il Barletta in Coppa Italia inizio stagione. Quali analogie, quali differenze vi aspettate domenica al Puttilli? Sicuramente abbiamo giocato in Coppa Italia appena finito il ritiro, quindi sicuramente non incontreremo lo stesso tipo di Barletta, secondo me, a livello atletico, fisico e mentale. Loro vengono pure da quattro partite, quattro punti, quindi con una tifoseria importante che gli dà pressioni, grosse pressioni, quindi ci aspettiamo da parte loro una guerra, come lo è tutte le domeniche, però dal punto di vista del Barletta in questo momento secondo me si giocheranno proprio la vita domenica. Noi dobbiamo essere bravi a non farci prendere dai loro tifosi, dal loro pubblico, dobbiamo stare tranquilli e andare a fare la nostra partita, però sicuramente non sarà facile, sarà una battaglia importante per noi, però come dice dobbiamo cercare di tornare illesi. Ce la metteremo tutta, questo è poco ma è sicuro, però sappiamo che è tosta, è dura. Bene, allora chiedo alla regia di mostrare l'intero programma della prossima giornata, così possiamo fare una panoramica su quelli che saranno i match in programma. Oltre a Barletta Bitonto, naturalmente, Team Altamura Gravina, Angri Palmese, Casarano Nardò, Fasano Rotonda, Gallipoli Matera, Martina Fidelissandria, Paganese Manfredonia, Santa Maria Cilento, Gelbison. Mario, telegrafico, che risultati ti aspetti, che risposte ti aspetti da questa giornata e di che cosa, secondo te, ma naturalmente non ti chiedo un vaticinio, parleremo giovedì prossimo? E beh, come sempre, tanti big match disseminati in questa giornata, tipo, non so, il derby murgiano, ma anche il Matera, che tra l'altro si è rinforzato in queste ore proprio con l'acquisto di Saveriano Infantino, che è stato bomber anche del Bitonto, oltre che di gran vaglia e di lungo corso. Beh, sicuramente potremo avere anche dei risultati sorprendenti e che potranno quantomeno shakerare un po' la classifica, visto che insomma la Fidelis dovrà giocare col Martina, quindi dovrà vedersela con una squadra di pari livello giù di lì. Probabilmente vedremo un po' qualche cambiamento nella fisionomia della classifica. Bene, siamo giunti al termine di questo secondo appuntamento del Ruggito Neroverde. Vi ricordo ovviamente gli aggiornamenti sui canali social del Bitonto Calcio sul risultato della partita di domenica allo stadio Puttilli di Barletta, un derby sentito, un derby pugliese. I derby, come diceva qualcuno, e correggimi se sbaglio Emanuele, non si giocano ma si vincono. Esatto, ho detto che speriamo ci porti fortuna per domenica.
E l'appuntamento con il Ruggito Neroverde è per giovedì prossimo e ci tireremo le somme di quanto accaduto allo stadio Puttini e ci proietteremo alla partita successiva, sempre qui su Radio Doppio Zero, negli spazi della WeWork. E allora ringraziamo la WeWork per l'ospitalità e ringraziamo anche Danilo e Filippo Mingirulli per l'assistenza alla parte tecnica e ringrazio ovviamente i miei compagni di viaggio in questa puntata, Emanuele Tedesco qui con noi e Mario Sicolo in collegamento. Un saluto a tutti, buon pallone a tutti quanti. A giovedì prossimo, ciao! Questo programma è stato offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici, WeWork, www.wework.it.